Il mio libro sul pensiero indiano riguarda, che è uscito per Mondadori, riguarda una mia riflessione sulla storia del pensiero indiano. Infatti inizia dai Veda e arriva a Krishnamurti, Gnani Sargadatta. È un'opera che è frutto di diversi anni di studio. Io vorrei indirizzarla soprattutto a chi crede che l'India possa offrire un percorso di autorealizzazione attraverso lo studio, attraverso la meditazione. Ecco, è uno sforzo di pensare insieme agli indiani. L'India ci ha dato una grande tradizione filosofica. Io cerco di attualizzarla nella mia vita di ricercatore e di studioso, ma anche nelle mie molteplici attività. Ecco dunque perché questo libro non è soltanto un'indagine storiografica, ma soprattutto teoretica e filosofica. In esso troverete, tra l'altro, in ordine sparso, il mondo delle Upanishad, così interiore, le grandi visioni brahmaniche, soprattutto il Samkhya, ancora poco conosciuto, da cui prendono l'avvio Gurdjieff, tante altre visioni anche occidentali, il jainismo con la sua idea di una non violenza particolare, il Vedanta con le sue grandi torri filosofiche, il buddismo che tanta importanza ha avuto nella mia filosofia del nonsense, il Tantra, il Kama Sutra e poi questa nuova stagione che l'India sta conoscendo negli ultimi 2 secoli circa. I suoi maestri si affacciano sulla scena dell'Occidente proponendo la fine della filosofia e l'inizio di un nuovo pensiero. Tutto questo nel mio libro Il pensiero indiano, edito da Mondadori negli Oscar. Buona lettura a tutti e soprattutto buona autorealizzazione da parte di Leonardo Arena.